Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video della Zona Marghe. Allora, voce da sonno incredibile perché non sono sveglia da moltissimo e non avevo ancora parlato con nessuno. Allora, sono struccata perché stamattina vi faccio vedere come realizzo il trucco che indossavo nel mio ultimo video ASMR, che è un trucco semplicissimo, rosa e avorio, oro rosa e avorio, che ho fatto con due prodotti in croce. Ho ricevuto una richiesta di una ragazza in particolare di farvi vedere come l'ho realizzato e quindi ho pensato di mostrarvi come faccio il trucco che indosso più volentieri in questo periodo. Anche se non ci sono particolari occasioni per uscire, fare cose, è un trucco che faccio quando voglio darmi una sistemata e andare oltre il classico mascara e basta. Prima cosa vado a mettere un po' di burro cacao sulle labbra. Io ho solo fatto la skincare, lavato il viso, ho messo le creme, eccetera, eccetera. Adesso dovrò ovviamente levare gli occhiali. Come prima cosa però prendo due mollettine e vado a togliere i capelli da davanti al viso. Come primissima cosa vado a mettere un po' di fondotinta. Sto continuando ad usarlo perché questo lo vorrei finire, perché è arrivato quasi alla fine. Adesso infatti per prenderlo non posso più aprire semplicemente il tappo, ma devo proprio svitarlo perché c'è un sacco di prodotto che la pompetta non riesce più a prendere. Quindi vado a fare dei puntini. So che non è particolarmente igienico fare queste operazioni, ma tanto l'ho usato sempre solo io, quindi sennò poi andrebbe sprecato tutto questo prodotto. E vado a sfumarlo con una spugnetta bagnata. Una volta che il fondotinta è steso nella maniera più uniforme possibile, vado a mettere un po' di correttore. Questo è il Color Stay di Revlon nel colore 02 e lo vado a mettere sotto gli occhi. Ne metto un po' di più di quanto ne metterei, diciamo, solo sulle occhiaie, perché lo uso anche come primer per gli occhi. Lo metto ai lati del naso e su qualche imperfezioncina, macchietta, insomma, adesso non ho particolari problemi, però insomma copro tutto con questo correttore e lo vado a tamponare sempre con la spugnetta. Ok, una volta steso tutto, vado a prendere la cipria, questa qui è di Essence, comunque vi lascerò tutti i prodotti scritti nell'info box. Prendo un po' di cipria sempre con la spugnetta e vado a fare un po' di soft baking, quindi praticamente fisso il correttore sotto gli occhi e anche sulla palpebra direttamente con la spugnetta, perché così si fissa di più e soprattutto ho notato che tende meno a far sciogliere il mascara quando indosso la mascherina, perché il vapore acqueo che viene dalla mascherina quando espiri fa sciogliere sempre il mascara e mi lasciava tutta la colata di mascara sotto. Quando faccio così non succede. Perfetto, adesso prima di completare la base vado a fare gli occhi. Intanto fisso le sopracciglia con del semplicissimo mascara trasparente. Come sapete io non le ridisegno con niente perché sono già abbastanza folte, le sistemo un pochettino con le pinzette, male, e poi le fisso con un po' di gel. Allora, il protagonista del make-up è questo ombretto liquido di Stila che io ho comprato su Look Fantastic, questo è nel colore Rose Gold Retro, ed è questo ombretto liquido, ha proprio un applicatore tipo lip gloss, color oro rosa, che è splendido e lui da solo fa tutto il trucco che mi avete visto indossare praticamente. Allora, cosa faccio io? Io lo vado a mettere intanto sulla palpebra, faccio una sorta di lunetta sulla palpebra e sporco leggermente la piega, ma veramente poco, perché poi vado a sfumarlo con un pennellino. Allora, adesso non vedo nulla, quindi non sarà semplice. E lo stendo fino alla fine della palpebra, diciamo. E poi molto velocemente, con un pennello piatto ma piuttosto cicciotto, vado a sfumare tutti i contorni. Lo sfumo un pochino sulla palpebra e bene nella piega. Velocemente perché si asciuga molto velocemente, una volta che si asciuga non potete più farci niente. Questo ombretto ha un po' di glitter
all'interno, sia argentati che dorati. Questi glitter inevitabilmente un po' spolverano nel corso della giornata, una volta che l'ombretto si è asciugato, specie quando faccio queste operazioni di sfumatura, un po' di glitter sottocadono, a me non danno particolarmente fastidio, però insomma vi volevo avvisare. Una volta fatto questo, quello che faccio di solito intanto è ritamponare un pochettino di ombretto sulla palpebra. Questa volta lo vado soltanto a picchiettare un pochino, però insomma per dare maggiore intensità e luminosità. La cosa bella di questo ombretto è che si può stratificare senza problemi e non fa assolutamente crepe. E poi vado a mettere un pochino di ombretto anche sotto. Quindi scarico un po' il pennello perché di prodotto ne prende tanto. Cioè il pennello, l'applicatore, e con la punta vado proprio a fare dei puntini sotto e poi lo sfumo sempre con lo stesso pennello. E vado a ricongiungerlo all'angolo esterno. A me piace metterne tanto, se vi piace una riga più sottile, mettetene meno. Questa è, diciamo, l'impalcatura del make-up, quindi tutto questo bel contorno oro rosa, a volte lo porto un po' più su, a volte lo tengo un po' più ristretto, diciamo, solo dalla palpebra, a volte sotto non lo metto, dipende molto, però mi piace moltissimo perché appunto da solo fa tutto il look. Quello che poi aggiungo io per evidenziare ancora di più lo sguardo, fare quel bell'effetto occhio più grande, vado a mettere all'interno dell'occhio questa matita di Mulac, che è la 02, che ha questo bel color avorio, mi piace tantissimo, si chiama She, e la vado appunto a mettere all'angolo interno, no all'angolo interno, all'interno della rima. Ecco qua, vedete che differenza tra i due occhi, come questo è più bello aperto. E adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte, metto il mascara su entrambi gli occhi e torno da voi. Eccoci qui, spero che si veda in maniera decente, poi vi metterò una ripresa alla luce naturale, però questo è il trucco occhi finito, secondo me è molto carino perché è velocissimo da fare, è molto luminoso. Apre moltissimo lo sguardo e mi piace veramente moltissimo. Poi, se siete invece amanti di uno sguardo un po' più intenso, potete aggiungere benissimo una bella riga di eyeliner e comunque ci vuole pochissimo perché è un ombretto, una matita e il mascara. Quindi, un attimo. Per finire il mio look, vado semplicemente a ultimare la base viso. Quindi, vado a prendere un pochino di cipria e la metto sul resto del viso, sempre tamburellando. Non ne metto moltissima, però se mi seguite da un po' saprete che a me piace molto l'effetto pelle cipriata. Vado a fare un pochino di contouring. Avendo io il viso abbastanza paffutello, è un passaggio che faccio sempre volentieri. Faccio del bronzing, ecco, visto che siamo amanti di questi termini inglesi, cioè vado proprio a scaldare l'incarnato. Sfumo un po' il bronzer che ho messo sulle guance con il pennello da cipria e in ultimo metto un po' di blush. Ultimamente mi è tornata la fissa del blush bello rosa, che dà quell'effetto un po' di pelle arrossata dal sole, che è un po' più naturale. Sulle labbra non metto nulla perché tanto in questo periodo, a parte che non si esce, ma anche se si esce con la mascherina, non voglio impazzire. Questo qui è il look finito. Adesso sicuramente starete vedendo una clip sotto la finestra in cui potete vedere un pochettino meglio il tutto. È un trucco semplicissimo. Adesso io vi ho dovuto spiegare, tra virgolette, i vari passaggi e ci ho messo un po' di più, ci ho messo una ventina di minuti. Considerate che io se non parlo in 10 minuti, esagerando 12, 13, e secondo me è un trucco abbastanza d'effetto. È tranquillo, dura tantissimo perché essendo un ombretto liquido si fissa molto bene. Poi io metto comunque un po' di correttore cipria sulla palpebra perché mi uniforma bene la pelle, tutte le discromie, eccetera. Tra l'altro è un trucco perfetto se come me portate gli occhiali, perché chiaramente gli occhiali per chi è miope rimpiccioliscono un pochettino gli occhi, a me non tantissimo perché non mi manca per fortuna così tanto, però un pochino sì, e questo trucco invece li mette molto molto in evidenza e quindi rende lo sguardo molto aperto, molto luminoso. Appunto il trucco è semplicissimo da fare, molto carino.
Carino, sono toscana. E basta, questo è il mio trucco che faccio quando voglio darmi una sistematina anche dentro casa, senza però usare soltanto un po' di mascara, ma per fare qualcosa di leggermente più elaborato, perché appunto è molto molto semplice. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se lo cambiereste, se lo riprodurreste, se avete provato questi prodotti, in particolare questo ombretto liquido di Stila. Io vorrei tipo tutti i colori, perché è bellissimo, è facilissimo da sfumare, dura tutto il giorno, è pazzesco, è anche facile da struccare per essere un ombretto liquido di quelli che si asciugano belli fissi. Vi mando un bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!